Ma guarda, in questo paese che si ridà una speranza, una prospettiva, davvero adesso i bla bla bla, le chiacchiere, i gufi, gli sciacalli, non farete mai, non ce la farà mai, davvero oggi, come dire, le loro chiacchiere affievoliscono, non ci sono più. Noi da una città sul mare, modello di sviluppo, cemento, fino ad arrivare a costruire sul mare, vogliamo diventare una città di mare. Quello che abbiamo detto l'abbiamo fatto, con un linguaggio di verità. La palata oggi è restituita ai riminesi, c'è il nuovo molo, la nuova scogliera, l'abbiamo aperta, ci siamo assunti responsabilità, ci sono la nuova illuminazione, i lampioni, la palata è meravigliosa, questo luogo leggero e armonico. Oggi rifacciamo i lungomari, ieri sera sono stato a Torre Pedrera, parte il primo miglio nord, riqualificazione, parcheggi di attestamento sopra la ferrovia, progetto condiviso, partecipato, nato dai bagnini, dagli albergatori, dai residenti, via le macchine. È una città che ha seminato futuro, anni difficili, niente soldi, tutto viene tagliato, ma abbiamo nella tempesta, nel mare in burrasca, seminato i semi delle piante che oggi stanno germogliando. Tra queste il mercato ittico, non più una città sul mare, che costruisce sul mare, ma di mare, che è forte della sua identità marinara. La pesca è lavoro, la pesca è socialità, e quindi andiamo a riqualificare un intero comparto del porto unendo la cantieristica e maestri d'ascia con le attività di pesca. Un nuovo mercato ittico che farà del progetto riminese, del mercato ittico, il più importante progetto di riqualificazione di un'area portuale sull'Adriatico. La pesca è un'attività fondamentale, riusiamo, riqualifichiamo un'area, non si consumano superfici e diamo alla città oggi un altro motore economico che ci fa riappropriare di un'identità marinaresca, di un'identità di mare. Le fogne, apriamo i cantieri, risaniamo l'Adriatico, facciamo il mercato ittico, stiamo seminando i nuovi lungomare. Davvero questo è un territorio che, scommettendo sulla semina, oggi dopo 2 anni di crisi è più avanti nella ripartenza di altri territori italiani. Beh, un grande progetto di futuro per Rimini ed è una prospettiva di grande interesse per il mercato ittico, il nuovo mercato ittico. Rimini è un mercato ittico importante, è l'unico mercato che commercializza in Emilia Romagna, oltre al pescato locale, pesce di altre parti d'Italia ed Europa, il secondo per volumi, ma è purtroppo anche il più piccolo per spazi, e quindi il nuovo mercato ittico viene prospettato e adeguato al ruolo, alla funzione, alle potenzialità di Rimini. Noi cercheremo di collaborare mettendo a disposizione, attraverso i bandi pubblici, le risorse che il nuovo Fondo Europeo per il Mare e per la Pesca ci consegnerà, e che sono finalizzate appunto a questi ammodernamenti, a questi sviluppi. Cercheremo anche di superare eventuali difficoltà che si potrebbero incontrare laddove, come sappiamo, il nuovo Fondo per la Pesca e per il Mare non prevede il finanziamento di nuove infrastrutture, ma nel caso di Rimini si tratta di una nuova infrastruttura che sostituisse una vecchia, modernizzandola e potenziandola. Quindi credo che siamo completamente nell'ambito delle regole previste dall'Europa per i prossimi anni.